Vi presento un altro grandissimo personaggio che è venuto a trovarci, perché lui è un fotografo, nasce come fotografo di moda, non dico niente di più, poi ha preferito dedicarsi all'Antartide, all'Artico, ha fatto un viaggio bellissimo al Polo Nord trascinandosi una slitta per tantissima strada, pesava 50 kg e ha fatto delle riprese che vi lasceranno senza parole. Siamo sempre qui in diretta alle falde del Kilimangiaro, vi voglio fare vedere delle immagini girate da un grande fotografo, un documentarista, un esploratore che per tutta la vita avrei sognato di riprendere. Non mi è mai successo, l'ha fatta lui. Luca Bracali, state vedendo queste immagini che sono un'aurora boreale favolosa da togliere il respiro ed è stata ripresa un mese fa alle isole Lofoten. Guardatela con attenzione perché credo che poche persone nella vita abbiano avuto la possibilità di assistere a uno spettacolo naturale come quello che state vedendo in questo momento sui vostri teleschermi. Ecco, questo personaggio, Luca, che come vi ho detto è un grande documentarista, in realtà nasce come fotografo di moda, quindi ha a che fare con top model, fotografa anche, non so, credo macchine, moto, non lo so. Poi a un certo punto della sua vita qualcosa cambia e preferisce fare scelte diametralmente opposte. Preferisce andare al Polo Nord, preferisce andare in Antartide, preferisce fare fatica e oggi ce lo racconta Luca Bracali. Ciao Luca, davvero complimenti. Grazie. Allora, mi hanno detto che tu nasci come fotografo di moda, ma perché hai cambiato idea? Diciamo che sono partito in realtà con le moto e con le auto, poi ho trasmigrato verso la moda, anche foto di interior design, architettura e quant'altro. Beh, perché un amico mio un giorno mi convinse ad andare in giro con le auto, dice, ma perché non ci andiamo un po' in giro per l'Europa a vedere quanto bella è la nostra culla della civiltà e raccontiamo una storia. Primo viaggio, 16 paesi, 15.000 chilometri, una volta sola. Quanto tempo fa? È nel 91. Sì, quindi è passato un po' di tempo. È passato un po' di tempo e da lì capì appunto quanto le meraviglie del nostro mondo fossero nettamente superiori e interessanti da riprendere in paragone a qualunque bella donna o magari al V12 di una vettura sportiva. Però poi non ti limiti soltanto a riprendere, ti metti anche, possiamo dire, in gara con te stesso, in competizione con te stesso, perché inizi a fare delle cose estremamente faticose, estremamente difficili. Sei andato al Polo Sud, in Antartide appunto, hai conosciuto forse buona parte dell'emisfero, dell'estremo nord del nostro paese e poi adesso quanto tempo fa ti è venuto in mente di fare la spedizione al Polo Nord? Allora io innanzitutto appunto ho iniziato con l'Alaska. Alaska e Canada, anzi 2004 il Polo Sud, poi ho cominciato 2007 Alaska, 2008 Canada e Alaska, 2009 appunto Polo Nord, la spedizione al Polo Nord, quindi ho avuto una certa preparazione, perché chiaramente molto dipende anche dallo stato fisico, dalla preparazione che hai, ma l'80% è mentale, forza mentale, quindi con la mente puoi comandare il corpo. Ma tu dici sempre, io non sono un Rambo eppure ce l'ho fatta. Assolutamente, anzi io credo di essere proprio l'opposto del Rambo, 57 kg, 48 anni, quindi è da 17 anni che mantengo questa corporatura, per cui se non puoi fare affidamento sulle tue forze fisiche quantomeno puoi farlo su quelle tue mentali. Allora, che cosa mi combina? Perché al Polo Nord uno potrebbe arrivare con un aereo, un elicottero, così in mille modi, con una slitta, no? Con una rompighiaccio, invece lui dice io ci voglio arrivare a piedi, a volte con gli sci, e mi voglio trascinare dietro una slitta da 50 kg, è vero o no? Sì, è vero. Un po' una forma masochistica. No. Lo stiamo vedendo. Intanto qui siamo alle isole Svalbard, poi lasciamo le isole e arriviamo con un aereo. Dove sei arrivato? All'89esimo parallelo, dove c'è il Barney OS Camp, che è un campo base galleggiante, no? Costruito appunto sui ghiacci dell'Artico. È la base, il Gate of the Arctic, per chiunque, esploratori, scienziati, turisti danarosi e quant'altro. Quindi viene proiettato dalle Svalbard con un Antonov in configurazione polare, atterre su questa base di ghiaccio, che è un camp che dura un mese praticamente prima
che i ghiacci solo inghiottano, sì, nuovamente costa 1.800.000 euro, mamma sovvenzionato mia, appunto dal governo russo, e naturalmente è tutto catapultato, quindi trattori, carburante, medici e quant'altro. Da lì sei obbligato a fare questa scelta. Il e fatto... questo sei tu? Sì, questo sei sono tu, io, sì, che cammini, hai delle ciaspole ai piedi o sbaglio? Che cos'hai, no, ai questi, piedi? No, sono sci, se non sbaglio sono sci questi. Ah, perché sembrano un po' cortini. Guarda come cammini, come fai ad avere gli sci qua? Ecco, no, aspetta, qui siamo invece però in Canada. Questa ah, perché hanno montato hanno mixato, forse, sì, a seconda, montato... queste le isole Svalbard, quindi okay, ecco, quindi sono tutte le immagini, ecco, delle mie spedizioni polari ed artiche, sì, quindi sì, ecco, dunque, non è che una volontà quella, no, di essere masochisti e trascinarsi una sletta dietro, è proprio un must, tu devi, sei in autosufficienza logistica ed alimentare, ciò vuol dire che nella tua slitta è contenuto tutto il tuo avere, per mangiare, non per bere perché utilizzi la neve, sì, la raccogli, la riscaldi e quant'altro, e anche per dormire, sta tutto lì dentro, quindi la tua vita per 9 giorni sul ghiaccio sta in questa slitta che ti trascini dietro per appunto 7, 8, 10, 15 km al giorno in qualunque condizione di tempo, e ti posso garantire che è un sacrificio enorme. Allora tu sei arrivato dopo, hai detto 9 giorni, però ci sono stati anche dei momenti di grande difficoltà. È vero, mi hanno detto che ti sei congelato 2 dita. Sì, non sì, lo vuoi dire? No, posso anche dire come, se no, vuoi. No, perché mi hanno detto come, certo, capito? No. Questi come sono stati congelare? Gli autori birichini, sì, che ti hanno raccontato autori, la verità. Mi hanno detto, sei congelato 2 dita, sì, facendo pipì. Allora io mi sono domandata, ma che cos'è possibile questa no, cosa? Praticamente la difficoltà qual è? Quando... dopo un giorno di marcia, che sei veramente spossato, la mente raggiunge proprio i limiti psicologici inferiori che tu possa immaginare. Infatti ricordo le parole di Boiarsky, Luca dice l'80% è testa, ce la fai? Perché prima ti fanno fare un training, eccetera. Quindi a un certo punto proprio non ce la fa più, dice è il momento di mollare. Infatti ho pensato che questa spedizione fosse proprio la maledizione della mia vita. Ho detto accidenti a me quando ho iniziato questa mia attività. E ho pensato che questa fosse, e non avevo sentito ancora la storia di Giulia, la peggior punizione per tutti i pedofili di questo mondo. Questo è quello che veramente ho pensato. Quindi dopo, diciamo, tutti questi chilometri che ti fai al giorno, cosa devi fare? Ti fermi e quando il blizzard sferza, sei bello sudato, inzuppato, devi issare la tua tenda, piazzare la tua tenda sul pack ghiacciato. Va trovata la posizione giusta, perché attenzione, Reinhold Messner, il più grande Superman del mondo, ti ricordo che al primo giorno di spedizione si è aperto il crack nel ghiaccio e il fratello è fischiato a picco dentro, è stato recuperato e è saltata la missione. Infatti ha dichiarato lo stesso Messner che raggiungere il Polo Nord è 10 volte più difficile che scalare l'Everest. Quindi una volta sistemata la tenda in un punto, speriamo buono, c'è da sciogliere la neve, prepararsi il pranzetto, roba liofilizzata. La sta facendo un po' lunga, io volevo solo sapere come ti eri congelato le dita. Perché bisogna saperci arrivare al punto. Ma siccome il tempo spinge. Perché devi mangiare, preparati, andare a letto, dormire, al mattino c'è la colazione. La colazione è il momento in cui hai, diciamo, un certo stimolo. Ecco, a quel punto lì cosa fai? Vai fuori e devi trovare, come nel deserto c'è le dune di neve, di ghiaccio, e comunque in qualche modo i bisogni fisiologici vanno fatti. Certo. A quel punto fai anche la toilette. La toilette di troppo, col blizzard da 40... Ma stai lavandoti le mani allora? Praticamente una roba del genere, vedi? Nearest VC, 1500 km. Vuol dire che... questa cosa? E questo è stato, e d'altra parte insomma... Senti, abbiamo visto, cioè abbiamo anche delle immagini dove si vede l'arrivo proprio al Polo Nord con una tua grande gioia, però adesso al di là di questa impresa personale, io so che tu ti sei dedicato, hai fatto anche delle bellissime riprese agli orsi bianchi, eri in Canada o in Alaska? In ambedue gli stati, però soprattutto in Canada. E però hai anche fatto diverse cose, ti sei occupato molte volte del riscaldamento globale, del pericolo di estinzione degli orsi polari. Assolutamente sì. Un tema che ci sta particolarmente a cuore, certo, no? Che cos'è che hai testimoniato? Guardate queste immagini, le ha girate proprio Luca Bracali, quindi anche in questo caso, oltre all'aurora boreale, hai fatto delle immagini bellissime. Beh, diciamo, con gli orsi bianchi. Io mi dedico soprattutto alle riprese, magari curo la regia, poi ho degli ottimi cameraman operatori che, diciamo, mi filmano queste scene. L'allarme, diciamo,
più sensitivo, diciamo, che sono riuscito a capire quando ho visitato questi territori è il fatto che il terreno, il territorio di caccia degli orsi polari si sta lentamente riducendosi. Qui siamo a Wapoos in Canada, ci sono 200, è il più grande denning area del mondo, quindi 200 tane dove le mamme orse vanno a depositare i loro cuccioli fra ottobre e gennaio e danno appunto alla luce queste belle creature che pesano un chilo, che poi diventeranno i più grandi carnivori del mondo. Il peso si è ridotto del 20%, si stima che da qui al 2050 anche la popolazione degli orsi sarà ridotta di un 30% e pare che entro il 2100, secondo i modelli matematici e climatici, praticamente l'orso polare è l'icona più riconosciuta e famosa, straordinaria, diciamo, del mondo artico, ahimè, se ne andrà. Sì, è una cosa molto triste. Voglio ricordare a questo proposito, Luca, che questi scioglimenti del ghiaccio hanno creato anche delle modificazioni a livello proprio biologico. Grazie tantissimo a Luca Bracali.